Benvenuti. Il nostro percorso attraverso i secoli della storia ci porterà oggi in un'epoca e in un luogo carichi di fascino. Scopriremo infatti Venezia, al momento del suo massimo splendore. Venezia, in fondo, è una città piccolissima, eppure è stata capace di diventare una delle grandi potenze della storia. Ma come ci è riuscita? Beh, è quello che cercheremo di scoprire ora. La puntata che vedremo, infatti, ci farà scoprire il dietro le quinte di Venezia e delle sue meraviglie. Andremo a svelare i segreti della sua potenza, a partire dal famoso Arsenale, un luogo che di solito sfugge ai turisti, ma che per secoli ha rappresentato il cuore pulsante della sua forza. Scopriremo come venissero costruite le famose galee, che permettevano alla città lagunare di controllare le rotte marittime più importanti del Mediterraneo e anche il suo commercio. La loro costruzione si basava su segreti paragonabili, pensate, a quelli di un caccia moderno, segreti che gli artigiani, i maestri d'ascia, rivelavano solo ai propri figli, quando questi intraprendevano lo stesso mestiere. Ma scopriremo anche la vita quotidiana in questa città così speciale, dalla moda ai palazzi, alle mille curiosità della vita di tutti i giorni. Entreremo anche nei luoghi dove avveniva la gestione del potere, che poi eleggeva il doge. Lo scopo di questo nostro viaggio sarà quello di fornire una visione, un occhio diverso su Venezia. Non solo quello che attira milioni di visitatori ogni anno, ma un occhio capace di spiegare il perché di tutte le bellezze che si vedono nelle chiese, nei palazzi e nelle piazze. Ogni opera che vedete, infatti, passeggiando per Piazza San Marco o per le sue famose viuzze, persino ogni palazzo è il risultato di quel perfetto meccanismo che Venezia è stata capace di mettere in atto per secoli nel Mediterraneo e che l'ha trasformata in una potenza ricca e temuta, una vera capitale della storia. Buon viaggio. Vista dall'alto, Venezia sembra piccolissima, ma tra questi canali e questi palazzi è concentrata una ricchezza incalcolabile, non solo d'arte e di architettura, ma anche di eventi storici che hanno fatto di Venezia una città unica. Fu per un lungo periodo una vera potenza economica e militare, dominatrice dei traffici marittimi, in particolare con l'Oriente, capace persino di tener testa all'espansione del potente impero ottomano. Questo è il luogo in cui ha preso origine la forza di Venezia. È un luogo in fondo poco conosciuto, fuori dai circuiti turistici. Non possiede affreschi, non ha mosaici. È un ambiente sobrio, quasi austero, eppure è proprio qui che si trovava il segreto della Serenissima. È l'arsenale. È qui che si progettavano, si costruivano e si armavano le navi. Ora, per avere il dominio nel Mediterraneo, per conquistare i mari, era necessario avere delle navi veloci, saperne produrre tante e soprattutto velocemente, tutte cose che l'arsenale sapeva fare molto bene. Oggi queste strutture sono quasi deserte, anche se c'è in progetto la realizzazione di un grande museo navale del Mediterraneo. Ma se avessimo potuto visitare questi ambienti 5 secoli fa, avremmo visto qui dentro un grande fervore produttivo, con tanto di catene di montaggio e di suddivisione del lavoro. Progettisti, maestri d'ascia, operai specializzati costituivano una comunità quasi separata dal resto della città, con i loro segreti gelosamente custoditi, un po' come avveniva per i costruttori di cattedrali. Ma qui gli interessi in gioco erano ben più grandi e riguardavano la supremazia di Venezia nei mari. Le particolari tecniche costruttive che permettevano di realizzare navi così veloci e potenti e resistenti erano dei veri e propri segreti militari che bisognava in ogni caso e ad ogni costo proteggere. E avremo modo di parlarne nel corso del programma, così come avremo modo di raccontare cosa significava andare per mare a quell'epoca. Queste navi commerciavano non solo con il Medio Oriente, ma attraverso lo stretto di Gibilterra uscivano nell'Atlantico per arrivare su fin nelle Fiandre e in Inghilterra. Viaggi lunghissimi e avventurosi.
A quel tempo non esistevano i sistemi di comunicazione che oggi conosciamo e si partiva veramente all'avventura, senza sapere se si andava incontro a un'improvvisa tempesta e senza poter chiedere soccorso in caso di naufragio. Tutti questi rischi erano infatti compensati dagli immensi guadagni. Le rotte sulle quali navigavano le galee veneziane erano delle vere autostrade della ricchezza. Quello che stava avvenendo su larga scala nei mari di tutto il mondo, con l'apertura di nuove rotte commerciali e lo sviluppo di grandi, potenti marinerie, Venezia lo aveva già anticipato nel Mediterraneo, utilizzando il suo arsenale, i suoi equipaggi, i suoi mercanti per conquistare i mercati più ricchi dell'epoca e poi anche presidiarli, controllando i punti strategici. Ma nelle sue primissime fasi, Venezia ebbe come avversarie altre due potenze navali, tutte e due italiane, Pisa e Genova, a cui poi si aggiunse anche Amalfi. Erano le famose repubbliche marinare. Le repubbliche marinare di Amalfi, Pisa, Genova e Venezia nacquero dopo l'anno 1000, all'alba dell'Italia comunale. Essendo città costiere, erano ovviamente favorite dalla loro posizione e spinte a proiettarsi verso il mare. Alcune di queste non si accontentarono di un breve periodo di fortuna, ma vollero garantirsi un solido potere economico, basato su una flotta sempre più forte e su mercati sempre più ampi e sicuri. Queste città affrontarono i rischi enormi della navigazione ed entrarono coraggiosamente in conflitto con potenti interessi rivali. Svilupparono moltissimo le capacità e le tecniche marinare e si dedicarono a rifornire l'Occidente con merci di largo consumo e con prodotti molto raffinati. Ovviamente questa espansione commerciale scatenò una forte competizione fra loro. Pisa contro Amalfi e soprattutto Genova contro Venezia. Ma le repubbliche marinare nella storia significarono libertà, intraprendenza e ricchezza. Tanto che l'attuale stemma della bandiera navale italiana è costituito dai loro quattro stemmi a ricordo di una grande tradizione marinara. Venezia quindi è stata tante cose al tempo stesso. Una repubblica marinara, una città d'arte, certo, ma soprattutto un grande laboratorio di idee, di invenzioni, dove artisti e architetti hanno creato scenari davvero unici e dove il gusto del bello si è unito al piacere del vivere. Questa sera vedremo quello che secoli di storia hanno accumulato e sedimentato in questa città, cioè palazzi e monumenti, certo, ma soprattutto storie e personaggi. Personaggi come Marco Polo, alla scoperta della Cina, oppure Casanova, alla scoperta di qualcos'altro. E partiremo da quello che è forse il palazzo più bello, il Palazzo Ducale. È all'interno di queste mura che sono state prese quasi tutte le grandi decisioni che hanno fatto la storia di Venezia. È qui, infatti, che si riunivano il Doge e i suoi consiglieri. Inizialmente, quando venne fondato nel IX secolo d.C., aveva un aspetto completamente diverso. Era un castello, con delle mura altissime e quattro torri d'avvistamento. Infatti, questa era una zona strategica, si controllava l'accesso al mare. E poi, a seguito di numerosissimi incendi e poi di successive ricostruzioni, nel XIV, XV, XVI secolo raggiunse l'aspetto che ha oggi, cioè il massimo esempio dell'architettura gotico-veneziana. Ma per secoli questa è stata la sala di controllo dello splendore e della potenza dell'antica Repubblica. È qui, su questa enorme scala, che il potere di Venezia passava di mano. È chiamata la Scala dei Giganti per via delle due enormi statue, una di Marte e l'altra di Nettuno, che si trovano in cima. Questa scala veniva usata per varie cerimonie, ma soprattutto per l'incoronazione del nuovo doge. Il prescelto saliva sui gradini e in cima riceveva il famoso corno ducale, quel berretto tutto risplendente. Fin dall'inizio questo palazzo aveva tre ruoli. Era la residenza del Doge, la sede del governo e soprattutto il Palazzo di Giustizia. Anzi, proprio da quassù il Doge si affacciava per assistere alle esecuzioni pubbliche in piazza. Le sale sono disposte su tre piani diversi e per accedervi si sale lungo la bellissima Scala d'Oro.
Venne realizzata a metà del Cinquecento su progetto del Sansovino, ma deve il suo nome all'incredibile volta con stucchi dorati, un'opera di Alessandro Vittorio. Da qui si accede all'appartamento del Doge. Il mobilio non c'è più, anche per il grande saccheggio voluto da Napoleone. Ma i sontuosi soffitti e i grandi camini con mensole, che sono spesso dei capolavori, ci danno un'idea dello stile di vita del Doge e anche dell'atmosfera che per secoli ha animato queste sale. Non possiamo ovviamente descrivere tutti gli ambienti del palazzo, ci vorrebbe un'intera puntata. Basti solamente ricordare però che soffitti e pareti hanno opere famose in tutto il mondo, di Tintoretto, Tiziano, Veronese e tanti altri. Siamo al terzo piano del palazzo e questa è una delle sale più belle, è la sala del Senato. Qui il Doge si riuniva assieme a un centinaio di nobili patrizi per prendere decisioni di diplomazia estera, quindi qualcosa di fondamentale per Venezia. Proprio qui venivano nominati nuovi ambasciatori, eccetera, e tutto avveniva lassù, su quei seggi. Al centro sedeva il Doge, ai suoi lati i membri della signoria. I seggi dei senatori facevano il giro di tutta la sala. Bisogna dire che a quell'epoca non si chiamavano così senatori, ma pregadi, perché nei primi tempi venivano pregati di partecipare a queste riunioni. Ovunque nel palazzo ducale, in ogni dipinto, in ogni dettaglio, c'è sempre lo stesso messaggio. Si esalta la grandezza della Repubblica e la sua abilità a risolvere ogni avversità, anche contro nemici molto più forti. Basta semplicemente ammirare i dipinti eseguiti in questa sala dal Tintoretto e dai suoi discepoli. Ma la scenografia più bella, più imponente di tutto il palazzo ducale è la famosissima Sala del Maggior Consiglio. Questa era l'architettura voluta dai Doge. Ha proporzioni monumentali, è lunga 53 metri, larga 24 e alta 12, quanto un edificio di 4 piani. Riassumeva tutta la potenza e lo splendore di Venezia ed era stata progettata apposta per impressionare, intimorire chiunque entrasse al suo interno, soprattutto ospiti stranieri e ambasciatori. E ancora oggi lascia a bocca aperta. Non esistono colonne, infatti tutto il suo prezioso soffitto è sorretto da un intelligente sistema di travature capriate. È proprio qui che si riuniva il Maggior Consiglio per votare questioni costituzionali, nuove leggi, oppure per eleggere alte cariche del governo. Quest'ordine era costituito da almeno un migliaio di persone e dovevano tutti appartenere al Libro d'Oro della nobiltà. Ecco perché questa sala era così grande. Ma qui a volte si organizzavano anche dei balli e delle feste. Famosa è rimasta quella in onore di Enrico III di Francia. Pensate che gli invitati furono addirittura 3.000. Immaginate quali abiti, quali gioielli sfarzosi sostarono qui sotto questo splendido soffitto. Qui tutto diventa eccezionale, anche e soprattutto quell'immenso dipinto là in fondo. Copre quasi tutta la parete, alto 7 metri. È un'opera del Tintoretto, è il famoso Paradiso. È uno dei quadri più grandi del mondo. Lo dipinse quando ormai era già molto maturo, eppure è un'opera vivissima. Il soffitto invece è decorato con tantissime opere, alcune davvero enormi, come l'Apoteosi di Venezia del Veronese e tante altre. La storia di Venezia corre lungo le pareti di questa sala con i ritratti di 76 dogi. Uno è coperto da un telo nero, copre il volto di un doge decapitato per alto tradimento. Marin Falier. In questo palazzo, in queste sale, sono state prese delle decisioni che hanno influenzato non solamente la vita di Venezia, ma anche quella di altri stati, altri popoli, nel Mediterraneo, nell'intera Europa. Insomma, proprio qui è passata una parte di quella storia che oggi si trova nei nostri libri di scuola. Sul Doge gravava la responsabilità di incarnare la Repubblica. Ma la sua autorità era sapientemente limitata da un sistema di controlli incrociati. La base del potere era l'Assemblea dei Nobili, il Maggior Consiglio, dove non più di 2.000 veneziani
eleggevano tutti gli organi di governo organizzati in modo da impedire il prevalere di una fazione o di una famiglia sulle altre. Nel resto dell'Europa, il potere era legato al possesso della terra e suddiviso tra feudi e signorie in continua e aperta rivalità tra loro. Venezia, invece, rimarrà principalmente una repubblica costruita nell'acqua e sull'acqua, dove i mercanti non di rado sono nobili e i nobili mercanti. Il Senato era di fatto l'istituzione più importante della Repubblica, ma il suo operato era comunque sottoposto al controllo del Consiglio dei Dieci. Si diceva che i consiglieri potevano fare molte cose senza il Doge, ma che il Doge non potesse fare nulla senza di loro. Al momento dell'investitura, il Doge doveva pronunciare la promissione, la solenne accettazione delle norme che delimitavano rigorosamente i suoi poteri e il suo ruolo. Era un garante, così come lo è oggi in Italia il Presidente della Repubblica. Un custode delle leggi e dell'equilibrio dei poteri. È qui, a Palazzo Ducale, che si amministrava la giustizia. Non era affatto difficile essere arrestati allora. La Serenissima aveva infatti una fitta rete di cittadini informatori. Oltre ai reati classici di furto o violenza, si finiva dentro anche per le denunce infilate in queste speciali bocche di leone. Perché una denuncia avesse seguito bisognava firmarla e dare il nome di almeno due testimoni. Le denunce anonime venivano bruciate, almeno teoricamente, tranne se riguardavano in qualche modo l'integrità stessa della Serenissima Repubblica e in tal caso si avviavano delle indagini molto riservate. E per capire cosa accadesse in seguito, basta aprire una delle innumerevoli porte che immettono negli ambienti segreti del palazzo. Tutte le denunce, le informazioni raccolte, gli atti segreti dei processi finivano in buona parte in questa splendida sala, che è la sala della cancelleria ducale. In pratica questo era l'archivio segreto della Serenissima Repubblica. Se volete era l'equivalente degli archivi segreti della CIA o del KGB. C'era però un altro tribunale sopra tutti gli altri. Era quello più temuto, con poteri eccezionali, dove arrivavano tutte le denunce. Per accedere alla sala dove si riunivano c'era anche questo passaggio segreto, è una finta parete. E questa era la sala dove si riuniva il Consiglio dei Dieci, nel più assoluto riservo. Si trattava di 10 senatori che dovevano avere più di 40 anni e si sedevano proprio in arco di cerchio, qui dietro di me. Insomma, questa è la straordinaria scenografia nella quale viveva e agiva il potere stesso della Serenissima Repubblica. Qui nessuno poteva entrare, neanche l'imputato. Il suo processo avveniva leggendo l'accusa scritta del pubblico ministero e la difesa scritta dell'imputato. E si procedeva con votazioni per stabilire se la denuncia era lecita o no, se si trattava effettivamente di un reato, quale pena dargli, eccetera. Si doveva raggiungere una maggioranza dell'80% e se non la si raggiungeva si ripeteva l'operazione anche 5 volte. Ma cosa accadeva se il Consiglio dei Dieci decideva che bisognava arrestarvi? L'arresto era traumatizzante, avveniva in piena notte o all'alba e nessuno vi diceva il perché di questo arresto. Si era condotti immediatamente in carcere, carcere duro, si era letteralmente buttati in mezzo a una folla di galeotti. Naturalmente i nobili e le persone importanti avevano un trattamento di riguardo, ma gli altri no e non potevano vedere nessuno fino al momento del processo. Se non il proprio avvocato. Il palazzo ducale non aveva sufficiente spazio per le prigioni e le celle erano sovraffollate e le condizioni disumane. E qui c'è qualcosa di eccezionale, si tratta di una cella che non è cambiata dal 500. Quando si entrava dentro queste celle ci si trovava in mezzo a una folla di esseri scheletrici, pallidi, con le barbe lunghe,
avvolti negli stracci e tremanti d'inverno, oppure sudati e seminudi d'estate, perché qui faceva anche molto caldo. Tutta la cella ha un rivestimento di legno, ma dietro a queste tavole si annidava di tutto, dai topi agli scarafaggi, alle zecche, alle cimici, alle pulci. Questo era il tavolaccio sul quale si dormiva, ma era una bella impresa perché si era aggrediti da questo nugolo di animaletti che succhiavano il sangue, provocavano pruriti irrefrenabili. Ovviamente nessuno si lavava per mesi e i bisogni di tutti erano fatti in un unico bugliolo che a volte rimaneva qui per un paio di giorni prima di essere sostituito. Quindi potete immaginare che odori spaventosi ci fossero in queste celle. Il cibo dei carcerati, si sa, non è mai stato ricco. Qui si andava avanti a pane, acqua e vino. Solo che il pane era letteralmente immangiabile, questo perché i fornai che vendevano il pane appeso alle carceri lo facevano lievitare poco oppure lo inumidivano in modo che fosse molto pesante e potessero guadagnarci. Il vino, poi, dal quale forse si poteva sperare di avere qualche caloria in più, in realtà era annacquato all'inverosimile, soprattutto dalle guardie, che erano dei feroci aguzzini. Quando durante i lavori di restauro si è levato il vecchio intonaco, dalle pareti di molte celle sono emersi dei graffiti e dei disegni fatti dai galeotti del Cinquecento. Descrivono rabbia, accuse, paure, desideri, ma anche il tempo che non passava mai. Sono così riapparse le famose galee veneziane a remi del Rinascimento. Alcuni galeotti però erano davvero bravi a fare disegni. Probabilmente qui si tratta di un artista finito in carcere. La cosa più spaventosa è che una volta scontata la pena non sempre si usciva. Bisognava infatti pagare i costi della detenzione, del processo, eccetera, e chi non aveva soldi rimaneva in carcere a tempo indefinito. Anche per questo esistevano delle confraternite della carità che chiedevano l'elemosina in giro per pagare i debiti dei galeotti. Siamo ora dentro il Ponte dei Sospiri che collega il Palazzo Ducale alle prigioni e come si sa qui passavano i condannati dopo la sentenza per andare definitivamente nelle celle, da qui il nome. Ma vedete, questo ponte ha un altro passaggio in senso opposto. Questo passaggio conduce tramite una serie di ambienti successivi a una sala che ha un nome terribile, la Sala del Tormento. Qui venivano interrogati i detenuti in attesa di giudizio, oppure quelli appena arrestati, e i magistrati sedevano proprio qui, dietro questo tavolo. Era un modo per acquisire dati e confessioni prima del processo. La tortura in quelle epoche era un metodo molto comune e la si praticava con strumenti di questo tipo, che sono originali. Questo che sembra uno schiaccianoci serviva per schiacciare, strizzare le dita. Quest'altro invece è un collare, ma un collare molto particolare. È di ferro ed è pieno di spuntoni. Per far parlare un imputato c'era anche questa corda e veniva utilizzata in questo modo. All'imputato venivano legate le mani e i gomiti dietro la schiena e poi la corda veniva legata alle braccia, sempre dietro la schiena, e veniva tirato su di peso, magari dando vari strattoni. Sopra, tutto attorno, c'erano delle celle con dei detenuti che sentivano le urla. Era una violenza psicologica per convincerli a parlare subito. Ma c'è stato un momento in cui Venezia non esisteva, tutte queste meraviglie erano al di là dal venire, qui si estendevano solamente dei lembi di terra disabitati che emergevano dalla laguna. Ecco come sarebbe apparsa Venezia se la si fosse sorvolata al tempo dei Romani.
nient'altro che isolotti fangosi e dune di sabbia appena emergenti dall'acqua salmastra. Queste terre ricoperte da una bassa vegetazione e a pelo d'acqua chiamate barene formano ancora oggi la struttura della laguna, che è in continua evoluzione, modellata dal ritmico alternarsi delle maree, dai sedimenti portati dai fiumi e dal lavorio del moto ondoso. Questi bassi fondali, che oscillano tra i pochi centimetri e il metro, sono però solcati da una rete invisibile di canali più profondi, che permettono 4 volte al giorno la circolazione di milioni di metri cubi di acqua salata. È qui, in questa palude dall'apparenza inospitale, che a partire dal VI secolo le popolazioni dell'entroterra veneto hanno cominciato a popolarla. Per una ragione ben precisa. La disintegrazione dell'impero romano aveva aperto la strada alle invasioni dei barbari. E la laguna aveva finito per rappresentare l'ultimo rifugio per coloro che vedevano le loro terre e i loro beni in balia delle orde degli invasori. Solo chi conosceva i tortuosi percorsi dei canali poteva avventurarsi agevolmente in questo ambiente. L'isola che ha ospitato il primo insediamento della futura Venezia è Torcello, 8 chilometri a nord della città attuale. Di quella Venezia ante litteram, oggi non resta che la stupenda basilica dedicata a Maria Madre di Dio, immersa tra gli orti. Il progressivo insabbiamento dei canali di accesso all'isola ha però spinto i suoi abitanti, già a partire dal IX secolo, a trasferirsi sull'isola di Rialto, dove ha avuto origine la Venezia che oggi conosciamo. Vista dall'alto, Venezia ci svela la sua straordinaria unicità. La laguna che la circonda ha svolto nei secoli la funzione di un invalicabile fossato, inaccessibile a chiunque non conoscesse la segreta trama dei passaggi navigabili. Venezia è aperta sull'acqua. La laguna l'ha protetta, al punto da rendere superflua la costruzione di mura e bastioni. La Venezia attuale, quella che vedono i turisti, poggia in parte su un centinaio di isolotti, quindi sulla terraferma. Ma come sta su il resto della città? Beh, come si sa, sta su milioni di pali conficcati nel fango. E per costruire Venezia, quindi, è stato necessario disboscare nell'arco dei secoli intere aree dell'Istria, del Cadore. Si sceglievano degli alberi particolari come i larici, le querce, gli abeti, e i tronchi venivano fatti arrivare fin qui attraverso i fiumi. Ma non sempre il lavoro di costruzione di una casa o di un palazzo riusciva bene. A volte c'erano dei cedimenti di questo sistema di equilibrio, e lo si vede molto bene in certi palazzi che sono tutti storti o in certi campanili che pendono. Tra l'altro, proprio dietro di noi si vede un famoso palazzo completamente disassato. E nell'occasione del prosciugamento di alcuni canali è possibile scoprire quali tecniche si utilizzassero nella costruzione dei palazzi. Sono tecniche antiche di secoli. Siamo a Sant'Alvise, nel sestiere Canareggio. Qui gli archeologi della soprintendenza del Veneto stanno effettuando uno scavo di emergenza, perché in questo punto verrà realizzato un campo sportivo. Ed ecco cosa è emerso. Vedete, lo scavo è andato giù di quasi 4 metri e siamo sotto il livello del mare. Questi pali sono stati piantati più o meno quando Colombo ha scoperto l'America, cioè 500 anni fa. Eppure sono ancora in buono stato, lo vedete. Il segreto è nel fango. I batteri che decompongono il legno, infatti, non riescono ad agire perché manca l'ossigeno. Quindi i pali non si sono decomposti nei secoli. È come se il fango avesse protetto tutti i pali di Venezia dall'aggressione dei batteri e dalla corrosione dell'acqua. Ed ecco come si sono costruiti i palazzi a Venezia per secoli. Vedete, si conficcavano dei lunghi pali di larice o di quercia, come questi, per 7-8 metri nel fango, fino a toccare uno zoccolo duro. È lo strato di Caranto, come si dice, cioè uno spesso strato di argille durissime che funziona un po' da piedistallo. Sopra si costruiva una specie di zattera fatta di tavole di legno incrociate, a sandwich, vedete, e questo dava stabilità, elasticità e soprattutto distribuiva il peso su tutti i pali. E sopra ancora si mettevano direttamente i mattoni o i blocchi di marmo.
A Venezia quello che manca è la superficie di terra sulla quale costruire le case. Da secoli quindi c'è un continuo braccio di ferro tra l'uomo e l'acqua. E io sto proprio camminando su una porzione di terra riconquistata faticosamente all'acqua. Bisogna dire che in questa lotta i veneziani hanno utilizzato davvero di tutto, dalle sabbie al fango, ai detriti, alle scorie, in modo da ricoprire il mare. Vedete questa distesa di cocci e di vasellame? Bene, tutto era prezioso per ricoprire e consolidare le rive, come per esempio, vedete, questo frammento di coppa, oppure questa base di un vaso che abbiamo appena ritrovato. Poi c'erano anche ossa di animali, persino scarti delle vetrerie, questi sono frammenti di vetro, e anche detriti organici, come per esempio questo è un seme, il nocciolo di una pesca del 1300. Insomma, già a quell'epoca a Venezia c'era la raccolta differenziata dei rifiuti. Malgrado tutte le difficoltà che abbiamo visto, costruire una città su questi sperduti isolotti della laguna si rivelò un'idea così vincente che nel giro di qualche secolo sorse qui una delle più grandi metropoli europee. I piccoli insediamenti iniziali molto rapidamente si ampliarono e venne sfruttato ogni metro quadrato disponibile. Nel 300 Venezia contava 120.000 abitanti. Il fatto di vivere sull'acqua e in mezzo all'acqua la rese una città con un'esperienza di navigazione senza precedenti. Fu questa la sua fortuna. E fu l'abilità dei suoi abitanti a trasformare questa piattaforma in una formidabile macchina per produrre ricchezza, mettendo insieme tre elementi fondamentali. Gli ingegneri navali che sapevano costruire imbarcazioni veloci e sicure. Capitani che sapevano portarle ovunque nei mari dell'epoca. E mercanti che investivano sui carichi, finanziando i traffici e dividendo i rischi delle imprese. Il risultato di questo grande successo lo si può vedere ancora oggi allineato lungo i canali. In nessun'altra città si possono trovare fianco a fianco tante residenze così ricche e imponenti, simbolo proprio di una città che aveva conquistato la padronanza dei mari e una sorprendente supremazia economica, prima ancora che militare. Guardate questo quadro del Carpaccio. Alla fine del 400 il ponte di Rialto era così, in legno, e si apriva per lasciare passare le imbarcazioni a vela. Allora era un punto d'arrivo delle mercanzie che arrivavano dai paesi lontani. Oggi il ponte, lo vedete, è completamente diverso ed è famoso in tutto il mondo. Bisogna dire che questa grande espansione commerciale di Venezia non era il frutto casuale dell'azione dei singoli armatori o finanziatori, ma rientrava all'interno di un disegno molto preciso della Repubblica che lasciava certo libertà di iniziativa ai privati, ma stabiliva delle regole molto precise, e questo per evitare delle imprese troppo avventate o truffaldine. Insomma, era a tutela degli equipaggi, dei finanziatori, degli armatori, dei mercanti, ma in generale era a tutela degli stessi interessi della Repubblica. In una sala riservata, sotto la supervisione del Senato, i mercanti si riunivano per aggiudicarsi le quote di partecipazione alle imprese commerciali delle galee di Stato. Oltre a sovraintendere alla costruzione delle galee, la Repubblica di Venezia ne manteneva la proprietà, organizzava i convogli e le rotte con cadenze regolari. Alla vigilia di ogni viaggio, l'accordo economico tra lo Stato e i mercanti veniva perfezionato davanti a un notaio e si fissavano le carature, ovvero il costo delle quote di partecipazione dei soci investitori. La suddivisione in quote diminuiva il rischio e distribuiva gli utili, ma soprattutto spingeva i singoli mercanti a una stretta collaborazione per la buona riuscita dell'impresa. Prima della partenza, i soci versavano la loro parte di denaro necessaria a coprire i costi della spedizione e si aggiudicavano una corrispondente percentuale di utili al ritorno del convoglio. La nomina del capitano era anch'essa di competenza del Senato. Il capitano del convoglio rappresentava lo Stato e la legge ed era tenuto a far osservare i regolamenti relativi al viaggio, che prevedevano ogni minimo particolare, dal periodo di permanenza nei porti per lo scarico e il carico delle merci alle regole di ingaggio e di trattamento dell'equipaggio.
Con questa organizzazione, la Serenissima offriva ai mercanti un grande vantaggio, fornendo loro una protezione più efficace di quella della concorrenza. Come abbiamo detto, alla base della supremazia sui mari di Venezia c'era la capacità di costruire navi potenti, veloci e soprattutto numerose. Il segreto era l'arsenale, questo era veramente il cuore di Venezia. Qui sono state costruite navi a profusione fino alla Prima Guerra Mondiale, questo è poco noto. E le ultime grandi navi costruite, beh, eccole lì, sono rappresentate su questo pannello di legno. E svetta la famosissima Amerigo Vespucci, diventata poi la nave scuola della nostra marina. Vale la pena a questo punto di scoprire quella che è stata realmente la prima grande fabbrica del passato. Ecco come nacque. Prima dell'arsenale, le navi venivano costruite in piccoli cantieri sparsi in tutta la città, i cosiddetti squeri. Poco dopo il 1200, un passo decisivo. Riunire, concentrare, organizzare l'esperienza, l'abilità, le conoscenze di decine di piccole imprese in un unico luogo di proprietà pubblica. Nasce così l'arsenale, che per 400 anni non farà che espandersi, raggiungendo per l'epoca dimensioni impressionanti. E quello che stiamo vedendo è solo una parte. Per far posto al gigantesco cantiere vennero espropriati terreni e conventi, bonificate ampie zone, deviati canali, scavati bacini. Si moltiplicarono attracchi, capannoni, magazzini, fonderie. Alla fine del Cinquecento, l'arsenale veneziano era una delle meraviglie d'Italia, che più colpivano i pochi stranieri autorizzati a visitarlo. Oggi alcuni di questi capannoni, di queste antichissime officine, sono stati trasformati in museo e si possono ammirare reperti unici, come questa lunghissima moto silurante della Seconda Guerra Mondiale, è lunga quasi 30 metri, con molte vittorie al suo attivo. Ma a quell'epoca che cosa avremmo visto in questi ambienti? Beh, avremmo visto moltissimi uomini, mezzi, macchinari, facevano parte di un sistema produttivo super organizzato, capace di sfornare in certi casi addirittura 3 navi al giorno, una specie di Fiat, anzi il primo esempio di catena di montaggio della storia. E si narra che nel 1574, sotto gli occhi del futuro re di Francia Enrico III, questi uomini furono in grado di costruire un'intera galea nel tempo di un banchetto. L'arsenale è l'unica parte di Venezia circondata da una robusta cinta muraria destinata a proteggere i segreti che hanno reso grande la Serenissima. In questo immenso cantiere, infatti, pullulante di febbrile attività, vengono costruiti i gioielli della Marina militare e commerciale. Qui, con un ciclo di produzione autosufficiente e completo, vengono prodotte le galee. In un certo senso, l'arsenale è il primo esempio di catena di montaggio della storia. Infatti, l'organizzazione del lavoro, la suddivisione nei diversi reparti, il controllo di qualità sulle materie prime e anche la standardizzazione di molte pratiche produttive richiamano proprio i criteri della fabbrica moderna. In un luogo appartato dell'arsenale, lontano da occhi indiscreti, il proto, seguito dal suo allievo, compie l'atto più segreto e gelosamente custodito di tutti, quello che darà vita alla futura galea. È lui, l'architetto capo, il vero responsabile del progetto e di tutte le fasi della costruzione, fino al momento del varo. In questa semplice e delicatissima operazione sta tutta la sua arte, un patrimonio custodito così gelosamente da essere tramandato solo oralmente all'allievo prediletto. Con l'aiuto di un filo intriso di polvere rossa, il proto traccia sul pavimento le prime linee. Poi, facendo perno sul punto di intersezione, disegna la curva del sesto. Il segreto è tutto nella perfezione delle misure di quel regolo curvo. Il sesto, in altre parole, è l'unità di misura che permette di sagomare la costola centrale dell'imbarcazione. Sarà la sua curvatura che, una volta fissata al centro della lunga chiglia, determinerà la forma della galea. Sapientemente moltiplicata, l'ordinata ricavata dal sesto costruisce l'ossatura dello scafo. Questa tecnica di progettazione fa di ogni scafo un pezzo unico. Come le moderne vetture di Formula 1 che rivelano le loro vere doti solo alla prova dei fatti, così le galee varate dall'arsenale procuravano sulla base del loro rendimento lustro o anche biasimo a chi le aveva progettate. Ecco perché l'operazione di tracciatura del sesto, come veniva chiamata, era il segreto che distingueva l'arte di ogni proto.
Le galee erano lunghe tra i 35 e i 40 metri, ma la loro larghezza non superava i 5, conferendo a questo tipo di imbarcazione il caratteristico aspetto slanciato che la faceva assomigliare ad una lunga, immensa canoa, adatta a scivolare sulla superficie dell'acqua. Manovrabilità, velocità, puntualità, sicurezza. Queste caratteristiche facevano della galea la nave più adatta al trasporto di carichi preziosi. Gli angusti spazi della stiva erano infatti riservati esclusivamente allo stoccaggio delle merci pregiate. Le galee avevano una capacità di carico relativamente modesta rispetto alle navi a vela dell'epoca, ma la presenza a bordo di un equipaggio numeroso le rendeva un mezzo di trasporto relativamente sicuro, anche se dispendioso. Ma la caratteristica più sorprendente di queste imbarcazioni sono le strutture del ponte. Se gli scafi erano pezzi unici, disegnati dal proto e diversi tra loro, le armature del ponte erano costruite nello stesso modo per tutte le galee e in ogni porto controllato dalla Repubblica erano disponibili pezzi di ricambio. È proprio qui che venivano realizzati lunghissimi remi per le galee. Oggi vedete, questi ambienti ospitano delle imbarcazioni storiche come questa splendida Scalè Reale, un'imbarcazione usata per le grandi cerimonie ufficiali nell'Ottocento. Ha tutti gli stucchi dorati. Bisogna dire che l'arsenale era anche un luogo dove si costruivano altre materie prime delle galee, come per esempio i cordami. Pensate, si faceva venire la canapa direttamente dalle foci del Don, perché lì cresceva una varietà di canapa particolarmente resistente. Ma la materia prima di questa formidabile macchina che era l'arsenale era e rimaneva il legno. Venezia stessa era una repubblica fondata sul legno. Enormi quantità di pali permettevano ai suoi palazzi di stare in piedi e il miglior legname consentiva alle sue navi di solcare in mare. Il proto si recava personalmente nei boschi di proprietà della Repubblica per scegliere di persona gli alberi più adatti, per forma e per qualità, alle varie parti della costruzione. Le necessità di legname pregiato per i lavori di manutenzione e di espansione della flotta costringono la Repubblica Veneziana ad un controllo sempre più stretto dei boschi. La cura e il controllo dei boschi diventa quindi un affare di Stato. In accordo con i magistrati incaricati, detti provveditori ai boschi, l'arsenale controlla le risorse boschive. Querce, larici, faggi vengono scelti personalmente dal proto, contrassegnati uno ad uno con lo stemma della Repubblica e affidati ai contadini affinché veglino sulla loro crescita fino a quando, raggiunte le dimensioni volute, non verranno abbattuti e trasportati nei depositi dell'arsenale per la stagionatura. Quando finalmente il legno è stagionato al punto giusto, entrano in scena i segatori, cui spetta il compito di tagliare i tronchi seguendo le venature della pianta per ottenere il fasciame e gli altri elementi della nave, riducendo gli sprechi al minimo. Nel reparto di carpenteria navale, i carpentieri, detti marangoni, sagomano a colpi di ascia gli elementi destinati a formare la chiglia e la costolatura dello scafo. Al remiere spettava invece la mansione di sagomare una lunga pertica di faggio con il solo aiuto di una coltellaccia e di una pialla, fino ad ottenere un remo resistente, leggero e perfettamente equilibrato. A seconda della posizione del rematore sui banchi di voga, i remi misuravano tra i 7 e i 9 metri. L'arsenale disponeva di una corderia, di una veleria e anche di una propria fonderia per le artiglierie e le parti metalliche delle navi. I fabbri forgiavano tutte le attrezzature metalliche, dai chiodi alle balestre, ai contrappesi per bilanciare i remi. I calafati erano responsabili di rendere impermeabili gli scafi. Con leggeri e misurati colpi di mazzuola, inserivano della canapa nelle fessure tra una tavola e l'altra del fasciame. Poi vi applicavano più strati di pece bollente. Si racconta che quando un convoglio di galee rischiò il naufragio a causa della cattiva calafatura, i responsabili del lavoro furono cacciati dall'arsenale. Proprio per la responsabilità di dover eseguire sempre un lavoro a regola d'arte, di alta qualità, gli arsenalotti godevano di grandi privilegi. La loro maestria li aveva resi ben presto un gruppo sociale prezioso per la Serenissima e il Senato li definiva ufficialmente figli prediletti della Repubblica.
Una volta che i loro nomi erano iscritti nel libro paga dell'arsenale, avevano diritto al posto statale garantito e alla paga anche se vecchi o malati. Tutta questa perizia naturalmente non doveva andare perduta da una generazione all'altra. Per questo la Repubblica invitava gli arsenalotti a tramandare il mestiere ai loro figli, aprendo una scuola all'interno del cantiere, dove i giovani apprendisti potevano trovare al tempo stesso un'arte e un'occupazione. Vorremmo ora farvi vedere un'illustrazione molto curiosa. Risale agli inizi del 600, è un'incisione, e mostra proprio questa porta con gli arsenalotti che escono. Tutto è visto proprio come l'uscita di tanti operai da una grande industria. Ed ecco cosa recita testualmente la didascalia. Questa è la porta del meraviglioso arsenale nel quale del continuo si fanno galere ed altri vascelli da guerra. E questa gente che si vede è la maestranza, la quale entra la mattina ed esce fuori la sera, con bellissimo ordine. È proprio in questi ambienti, sotto queste bellissime arcate dell'arsenale, che gli equipaggi venivano selezionati e ingaggiati. Pensate che ogni galea poteva portare fino a 200-250 uomini, quindi erano super affollate. Lo svantaggio quindi è che c'era poco spazio per le merci. Ma tutto sommato allora le galee portavano delle mercanzie preziose, come per esempio delle sete, che occupavano poco spazio. Invece avere molta gente a bordo, molti uomini, aveva indiscutibilmente tanti vantaggi. Innanzitutto la nave era molto più veloce, più manovrabile, poteva andare anche senza vento, con i remi, e quindi questo garantiva la puntualità dell'arrivo delle merci. E poi, essendoci tanti uomini a bordo, armati, erano inattaccabili, o quasi. Tra l'altro a bordo c'erano anche dei balestrieri che facevano parte dell'equipaggio ma potevano usare molto bene queste armi micidiali. E poi tra le varie figure di bordo ce n'erano un paio un po' particolari. C'era il cartografo e il medico, che era esperto in cure mediche ovviamente e anche in chirurgia, quel poco che si sapeva o si poteva fare allora. E inoltre era anche astrologo e astronomo, ma i veri protagonisti delle galee erano i rematori, costituivano il vero motore di questa imbarcazione e anche la spesa più importante di ogni viaggio. Ma chi erano esattamente questi uomini? Diversamente da quanto si tende a credere, i galeotti veneziani non erano prigionieri condannati ai remi, né tantomeno schiavi, ma uomini liberi che sceglievano volontariamente la vita del rematore. Gli uomini venivano reclutati tra la popolazione veneziana o delle città costiere dell'Adriatico, scartando coloro che non avevano sufficiente esperienza nella voga e quelli dall'aspetto macilento. Perché mai scegliere un simile lavoro? Per disagevole che fosse, la vita del bogatore offriva salario garantito e l'opportunità di partecipare, anche se su scala ridotta, alla grande vocazione della città, il commercio. I rematori, ingaggiati di volta in volta per un singolo viaggio, ricevevano prima della partenza l'equivalente di 4 mesi di paga. Una prospettiva allettante che assicurava il mantenimento della famiglia durante i lunghi mesi della loro assenza. Ma se triste doveva essere lasciare la famiglia, ancora peggio doveva essere il venire scartati e rimanere senza ingaggio. La forma affusolata dello scafo fa della galea un'imbarcazione particolarmente appropriata a muoversi a forza di remi e al tempo stesso inadatta a sfruttare le vele se non con il vento quasi in poppa. La potenza del motore è fornita dai muscoli dei suoi rematori. 180-200 galeotti disposti fianco a fianco, tre per banco, con remi di lunghezza diversa, vogano all'unisono senza intralciarsi l'un con l'altro. Il ricorso a tre remi affiancati, le dimensioni, l'inclinazione e la distanza tra i banchi, ma anche il singolare sistema di voga che permetteva uno sfruttamento equilibrato della forza dei rematori, fa delle galee le navi da guerra e da trasporto più veloci ed efficienti della loro epoca. E tali sono rimaste fino a quando l'avvento della polvere da sparo e dei cannoni non cambierà le regole del gioco. Per il momento però l'armamento principale di un vascello è costituito dall'equipaggio, visto che gli scontri si risolvono nella grande maggioranza dei casi con l'arrembaggio e il combattimento corpo a corpo. Base dell'alimentazione dei galeotti era il pan biscotto, un tipo di pane indurito da una doppia cottura per far sì che si conservi a lungo, preparato nei forni dell'arsenale delle diverse basi veneziane lungo le rotte delle galee. Veniva consumato sotto forma di zuppa, ammorbidito in acqua e vino.
L'alimentazione era variata dai rifornimenti di cibo fresco disponibili grazie alle frequenti soste. Lo scorbuto, piaga di tutti i velieri d'altura, era una malattia del tutto sconosciuta nella marina veneziana. I rematori non avevano altro alloggio che i loro banchi, sui quali vogavano, mangiavano e dormivano, uno sopra, uno sotto, e un terzo sdraiato sui tre remi affiancati. Ogni galeotto aveva diritto alla paccottiglia, ovvero di trasportare della mercanzia senza pagare diritti di trasporto. Oltre agli effetti personali, sotto la propria panca, poteva trovare spazio per una piccola quantità di beni acquistati a buon prezzo nei porti lontani, che poteva vantaggiosamente rivendere a Venezia o negli scali intermedi. Di rado tutti i galeotti erano impegnati nella voga contemporaneamente. La loro forza era utilizzata a quartiere, ovvero per settori. A rotazione vogavano i galeotti di poppa, di centro o di prua. In caso di spostamenti notturni, un'ora prima del levar del sole, il comandante faceva riposare tutti gli uomini per tenerli pronti alla fuga o all'inseguimento se la luce del giorno avesse rivelato una vela nemica all'orizzonte. Le precarie condizioni igieniche e le frequenti tappe nei porti esponevano i galeotti a rischio di malattie ed infezioni. Il primato nel commercio costa a Venezia più di 50 epidemie nell'arco di 700 anni. I cantieri di Venezia producevano anche delle bellissime barche da parata. Questo è il modello del Bucintoro, la famosa imbarcazione usata dai dogi per il cosiddetto sposalizio del mare, durante il quale il doge andava al largo e buttava simbolicamente un prezioso anello in acqua. Guardate che meraviglia! È tutta coperta d'oro. Ma anche questa e altre barche simili sono andate perdute. Il Bucintoro fu distrutto dalle truppe di Napoleone alla fine del Settecento. Staccarono e fusero tutte le decorazioni in oro dal ponte e trasformarono l'imbarcazione in una prigione galleggiante. Poi tutto fu demolito. Queste barche, lo avete visto, sono tutte moderne, ma ne esiste ancora una da parata, si è salvata. È quella che nel Settecento venne donata dal doge di Venezia al re di Piemonte e che è rimasta a lungo negli scantinati del Palazzo Reale a Torino. È una storia poco conosciuta, ma molto curiosa. Siamo nel Monferrato, in Piemonte, non lontano da Asti. Il mare qui è distante un centinaio di chilometri e il Po qualche decina. Eppure bisogna proprio venire qui per ammirare una delle più belle imbarcazioni mai realizzate in questi ultimi secoli. Pensate, venne costruita per un re ed è ancora intatta ed è custodita laggiù, ad Aramengo. Perché bisogna venire fin quassù? Beh, perché qui c'è un importante laboratorio di restauro, il laboratorio della famiglia Nicola, a cui il Museo Civico di Torino ha affidato questo preziosissimo reperto. Questo, se volete, in un certo senso è una clinica, un ospedale per opere d'arte di ogni epoca e di ogni tipo. Ecco l'imbarcazione, si trova all'interno di questa enorme sala climatizzata, lunga 30 metri. Questa imbarcazione è lunga 16 metri, larga quasi 3 e aveva un albero che arrivava fino a 12 metri d'altezza. Risale a metà del Settecento, in pratica era l'epoca di Casanova, per intenderci, ed è il più importante reperto navale che ci sia giunto intatto da quell'epoca. Venne costruita di fronte a Venezia, a Burano, e fu poi armata nel famoso arsenale della Serenissima. Il suo nome, Peota, in veneziano peata, cioè piatta, deriva dal fatto che ha il fondo piatto, ideale per navigare in laguna o nei fiumi o sotto costa. 8 rematori piazzavano i propri remi qui, su questi scalmi, che ricordano molto quelli delle gondole. E in aggiunta si poteva montare una grande vela latina. Qualcuno l'ha definita una Rolls Royce dell'acqua, ed effettivamente più che un'imbarcazione, la Peota era una specie di carrozza, era un trionfo dell'intaglio e della decorazione, e molte sue parti sono ricoperte di oro zecchino. Ma se la Peota venne costruita a Venezia, come arrivò fino a Torino?
Beh, con un lunghissimo viaggio risalendo il Po, e questo grosso anello di alagio è l'ultimo testimone di quell'impresa che fu titanica. Qui infatti venne legato il cavo che la trascinò. La Peota risalì controcorrente il Po per oltre 500 chilometri, trainata da buoi e cavalli. Quello che seguì poi è un po' un mistero. Ad un certo punto la Peota finì nei depositi di Palazzo Madama, e questo la salvò dalla distruzione e dalla depredazione, ma non dai danni del tempo. E per portarla fin qui ad Aramengo ci è voluto un altro viaggio non meno spettacolare e impegnativo. Il carico, eccezionale, è stato montato su di un rimorchio di oltre 20 metri. Per il viaggio sono stati messi in allerta carabinieri, polizia e autorità di tutti i centri che avrebbe traversato. E ora la Peota è qui, che aspetta il restauro, ma come si possono salvare 60 quintali di legni antichi, di dorature e di dipinti? Beh, lo chiediamo a degli esperti, e cioè i restauratori. Innanzitutto dovremmo cercare di far riabituare la barca a vivere con delle condizioni di umidità e temperatura ottimali per le esposizioni, vale a dire intorno ai 20 gradi e ai 50% di umidità. E questo lo si conta di ottenere nell'arco di circa 3 anni. E una volta che l'imbarcazione si sarà riassestata, ci si occuperà delle dorature e anche delle pitture. Abbiamo fatto alcuni saggi ed ecco qui che riemerge il suo colore originale, la sua doratura originale. Guardi in questo spazio che bellezza sotto questi rifacimenti che compaia tutto questo bel dorato. Immagini che splendore sarà quando sarà rimosso tutto questo sporco, sarà una meraviglia. Insomma, il restauro sarà lungo, ma in un certo senso sarà un po' come sfogliare un'enciclopedia sull'arte e sulle tecniche navali del passato. In fondo la Peota è un po' come una capsula giunta dal Settecento e da qui proseguirà il suo viaggio nel tempo per i prossimi secoli. Tra le navi che Venezia mise in linea ci fu la famosa Galeazza. Qui ne abbiamo un modello. Rispetto alle galee erano molto più grandi, più massicce, delle vere e proprie corazzate, delle fortezze galleggianti. Infatti bisognava trainarle, ma avevano cannoni su quasi tutti i lati, questo le rendeva davvero micidiali. Nella famosa battaglia di Lepanto vennero utilizzate e questo risultò la tattica vincente, definitiva. Infatti fu proprio questo genere di nave che permise ai veneziani e ai loro alleati cristiani di battere la potentissima flotta ottomana. Così avremmo visto dall'alto lo schierarsi delle due flotte nemiche nel golfo di Lepanto la mattina del 7 ottobre 1571. I turchi avevano sistemato le loro navi in una lunga linea divisa in 3 squadre. Altrettanto avevano fatto gli ammiragli cristiani con le 3 squadre navali, pontificia, veneziana e spagnola, lungo un fronte che si opponeva al nemico. Al comando delle 270 galere turche e di quasi 100.000 fra rematori e soldati, il musulmano Ali Pascià. Mentre la flotta cristiana, composta da 230 navi e da un numero simile di marinai e soldati, era comandata da Giovanni d'Austria. Verso mezzogiorno, l'arma segreta ideata dai veneziani entrò in azione. Quelle che ai turchi erano sembrate grandi e inoffensive chiatte per rifornimenti o bizzarre e goffe navi, rivelarono la loro vera natura. Le 4 galeazze, in posizione avanzata, aprirono il fuoco. Fu l'inferno. Come vere e proprie corazzate, le galeazze veneziane con più di 50 cannoni a bordo cominciarono a martellare la flotta turca. In soli 30 minuti, 10.000 marinai nemici e decine di galere finirono fuori gioco. La battaglia era cominciata. Approfittando dello sbandamento, la flotta cristiana passò all'attacco, andando all'arrembaggio di numerose navi nemiche. Anche dell'ammiraglia, la Sultana. La superiorità tecnologica dei cristiani si dimostrò subito l'arma vincente. I soldati veneziani, spagnoli, genovesi erano dotati di corazze, archibugi e inquadrati in una disciplina ferrea.
Negli assalti sui ponti delle navi, i cristiani ebbero così la meglio sugli arcieri e i soldati della fanteria turca, male equipaggiati e addestrati. Fu un massacro. Lo stesso ammiraglio Ali Pascià venne ucciso e decapitato. Dopo 4 ore di combattimenti, la flotta turca era in rotta. 40.000 morti complessivi e migliaia di feriti e dispersi furono il prezzo di una delle più feroci battaglie della storia. Una battaglia dove, è stato calcolato, morirono 3 persone al secondo nelle interminabili 4 ore di massacri. Questo è uno degli stendardi turchi catturati durante la battaglia di Lepanto. Si trova proprio qui, in una delle sale del Museo Storico Navale a Venezia. Paradossalmente, con questa grande battaglia, Venezia certo dimostrò di essere ancora una grande potenza navale, ma in realtà il suo dominio stava calando sulle rotte commerciali. E il perché lo capiamo con queste 2 cartine. Ecco la prima. Da secoli le galee veneziane percorrevano il Mediterraneo per scambiare i beni prodotti in Europa con quelli che le carovane portavano dal lontano Oriente. La rete arrivava fino ai porti e alle fiere d'Inghilterra e delle Fiandre. Ma nel 1498 il portoghese Vasco da Gama, spingendosi lungo le coste dell'Africa, dopo aver doppiato il Capo di Buona Speranza, aveva aperto la nuova rotta via mare per le Indie. Il monopolio veneziano sulle sete e le spezie d'Oriente, quindi, era irrimediabilmente compromesso. La notizia della nuova rotta aperta da Vasco da Gama solleva grande preoccupazione e sconcerto tra i dignitari della Repubblica Veneziana, che si rendono conto dell'impatto che l'impresa del navigatore portoghese poteva avere sugli equilibri commerciali del mondo intero. La rotta intorno all'Africa rischia di sottrarre a Venezia il suo secolare monopolio commerciale con l'Oriente. In pochi anni, infatti, le navi portoghesi cominciano a percorrere la via delle Indie orientali e intercettano a monte le mercanzie che i commercianti veneziani acquistano nei porti del Medio Oriente, dalle carovane provenienti dall'Asia centrale. Al suo rientro a Venezia, il comandante della Muda di Alessandria è l'autore di notizie che confermano i timori che turbano i sonni dei governanti della Serenissima. Per la prima volta a memoria di mercante, le galee hanno fatto ritorno con le stive semivuote. In Egitto le spezie sono improvvisamente diventate rare e costose, mentre i prezzi sui mercati europei calano vistosamente. Sono gli effetti della concorrenza. La centralità di Venezia è improvvisamente scardinata, ora che il mondo acquista nuove dimensioni. Il maggior porto d'Europa per volume di scambi è surclassato dagli scali atlantici. È in gioco il futuro stesso della Repubblica. Gasparo Contarini, ambasciatore della Repubblica di Venezia presso l'imperatore Carlo V, riceve in udienza privata a Toledo Sebastiano Caboto. L'abile navigatore italiano gli sottopone un ambizioso progetto per aprire rotte di navigazione oceaniche verso le terre da poco scoperte. Un'impresa che Contarini ritiene certamente allettante, benché irta di difficoltà. L'ambasciatore si reca a Venezia perché il governo della Repubblica valuti la proposta di Caboto. Il nuovo mondo offre enormi possibilità commerciali, ma lo sfruttamento dei nuovi mercati richiederebbe la riconversione dell'arsenale, una macchina produttiva ben consolidata ed efficiente, e dell'intera organizzazione commerciale e politica veneziana. La corsa alle nuove terre impone infatti la costruzione di vascelli adatti alle traversate oceaniche, ma soprattutto una vera e propria rivoluzione nella politica estera. La necessità di rinunciare al tradizionale rapporto privilegiato con l'Oriente e di entrare in aperto conflitto con gli interessi spagnoli e portoghesi. In altre parole, partecipare alla corsa per lo sfruttamento del nuovo mondo che si affaccia sull'Oceano Atlantico vorrebbe dire per Venezia abbandonare la sua centenaria diplomazia di pace e di commerci e avventurarsi sulla strada dello scontro con le maggiori potenze europee. Una scelta che Venezia non può accettare senza tradire la sua stessa identità. Ci troviamo nel ghetto di Venezia. È poco noto, ma questo è stato il primo in Europa e la parola ghetto, così diffusa in tutte le lingue, deriva da getto, getto di fusione, perché qui una volta c'erano delle fonderie. Era il 29 marzo del 1516. La Repubblica Serenissima per legge stabilì che tutti gli ebrei dovessero vivere qui e non potevano uscirne né di notte né durante le festività cristiane.
All'entrata c'erano dei cancelli e si vedono ancora oggi i buchi, i fori dove affondavano i cardini di questi cancelli. Qui c'erano anche delle guardie armate, ufficialmente era per proteggere gli ebrei. Esattamente quello che accadeva a Alessandria d'Egitto ai cristiani che non potevano circolare in città né di notte né durante le festività islamiche, per non innescare tensioni e non, come si diceva allora, incontrare fanatici. Ma in realtà qui a nessuno sfuggiva il fatto che era un sistema per controllare la comunità ebraica. Al ghetto gli ebrei si governavano da soli, avevano i propri edifici di culto, ancora oggi si vedono 5 sinagoghe. E poi qui si potevano vedere anche molte macellerie, molti fornai che preparavano i cibi secondo le tradizioni ebraiche e tanti negozi di vestiti usati e banchi di pegno. Perché? Perché per legge agli ebrei erano consentiti solo alcuni mestieri. Potevano essere mercanti, potevano essere venditori di cose usate, quindi anche vestiti usati. Potevano prestare soldi, cosa vietata ai cattolici per motivi religiosi, e infine potevano essere medici. Il fatto che molti ebrei sapessero leggere i testi di anatomia e di medicina scritti in arabo dava loro un'ottima preparazione. Infatti erano molto apprezzati come medici. Per legge gli ebrei potevano rimanere a Venezia solo un periodo limitato di tempo, ma molti vi si stabilivano e tiravano su famiglia. Infatti un po' si chiudeva un occhio oppure si davano delle proroghe dietro forti pagamenti. Ma in teoria qualunque ebreo che veniva a Venezia e stava per più di 2 settimane in questa città, una volta che usciva dal ghetto doveva portare sulla schiena cucita una grande O gialla e se la copriva con un mantello, allora doveva portare un copricapo giallo che poi diventò rosso. I cancelli rimasero in funzione fino all'arrivo dei francesi, di Napoleone, che permisero agli ebrei di circolare liberamente per la città. Percorrendo il Canal Grande a volo d'uccello, si vedono oggi sfilare 7 secoli di storia. Ogni palazzo è un testimone o un protagonista della lunga vita di Venezia. Dietro ognuna di queste finestre hanno vissuto personaggi che hanno reso unica questa città. Dogi, pittori, cortigiane, musicisti, architetti, viaggiatori, mercanti, navigatori, commediografi, banchieri. In un solo minuto, in questo modo, si può attraversare da un capo all'altro Venezia. E c'è veramente da stupirsi che così tanto abbia potuto nascere e fiorire in così poco. In questo palazzo per secoli ha abitato una delle più antiche famiglie di Venezia, è il Palazzo Mocenigo. La famiglia Mocenigo non è stata soltanto una delle più antiche della città, ma anche una delle più potenti. Infatti ha dato a Venezia ben 7 dogi e il suo ultimo discendente, Alvise Nicolò Mocenigo, ha donato questo palazzo al comune e oggi, dopo molti restauri, è possibile visitare il piano nobile. Entrare fa rimanere letteralmente senza fiato. È come viaggiare a ritroso nei secoli. Questo forse è l'ambiente più sfarzoso, il famoso salotto rosso. E il suo arredamento è quello del 700, dell'epoca di Casanova. Colpisce il mobilio così elegante e poi questo colore così carico, intenso delle tappezzerie. E lassù, in cima, c'è un affresco che mostra l'apoteosi della famiglia Mocenigo. Qui ogni dettaglio ha un valore inestimabile. Anche questa cornice, per esempio, finemente intagliata e dorata, viene dalla stessa bottega che realizzò addirittura l'ultimo Bucintoro. E poi questo lampadario, guardate, è opera di uno dei più famosi mastri vetrai di Murano del 700, Giuseppe Briati. E non è la sola. In un'altra sala, ad esempio, si può ammirare un altro lampadario con una lavorazione cosiddetta a ciocca, cioè che ricorda dei mazzi di fiori, realizzato soffiando e lavorando vetri di vari colori. Superate altre bellissime sale, si giunge finalmente nella camera da letto. Stiamo letteralmente attraversando le scenografie della vita privata e quotidiana di una delle famiglie più in vista nell'epoca di Casanova. Ma quello che rende questo palazzo davvero unico è che è possibile anche ammirare i vestiti di quell'epoca. Infatti qui si trova il centro studi di storia del tessuto e del costume. Guardate che meraviglia!
Questo ad esempio è un abito femminile andrien, come si dice, risale al 1780 e colpisce per la delicatezza dei tessuti. Così si vestivano gli uomini a metà del Settecento. I tessuti erano preziosi. Abbondavano un po' ovunque motivi floreali e sono talmente precisi che si riconoscono ancora rose, mughetti, non ti scordar di me, ranuncoli, peoni, eccetera. Così invece si vestivano le bambine delle famiglie nobili. Erano delle piccole dame in miniatura. E poi ecco un capolavoro. È un abito femminile del 1780. È intuibile il gran lavoro che c'era dietro ad ognuno di questi vestiti e soprattutto il gran numero di persone. Tessitori, sarti, merlettai, ricamatori, un piccolo esercito al servizio della vanità delle dame di allora. Quando una donna usciva di casa, queste cose non mancavano mai, come la borsetta o un ventaglio. I nobili veneziani, quando erano in casa, nell'intimità familiare, non portavano la parrucca, ma questo curioso copricapo. La moda femminile non era particolarmente comoda, abbondavano i bustini e le scarpe spesso erano vertiginosamente alte. Di questo periodo d'oro di Venezia, alcuni pittori ci hanno tramandato delle vere e proprie fotografie realizzate con i pennelli. È il caso, per esempio, di Pietro Longhi, un famoso pittore di interni. Attraverso i suoi quadri è possibile, infatti, entrare dentro le sale da pranzo, dentro i salotti, dentro le cucine e osservare, anzi, spiare la vita quotidiana di allora. Se volete sapere cosa fa una dama a qualsiasi ora del giorno, chiedere a Longhi. Così si diceva a Venezia di Pietro Longhi, pittore vissuto tra il 1702 e il 1785 e lodato anche dal Goldoni. Non solo le dame sono state descritte fedelmente nei suoi dipinti, ma anche uomini, fanciulli, borghesi e popolani. Anche se sono naturalmente i nobili ad essere ritratti più spesso. Gli aristocratici veneziani vivevano in famiglie allargate, con fratelli, sorelle, nipoti e altri parenti sotto lo stesso tetto. La giornata dei nobili iniziava con calma, magari sorbendo a letto una squisita cioccolata. Poi si passava alla toilette, dove ci si incipriava abbondantemente, ma non ci si lavava molto. E per coprire gli odori sgradevoli si usava tanto profumo. Per le case patrizie c'era poi un via vai di persone che venivano per compiti specifici, ad esempio i precettori. E poiché Venezia era una città di esploratori, non potevano mancare le lezioni di geografia. La biblioteca di casa era generalmente molto fornita. Venezia era un grande centro editoriale e vi si poteva leggere liberamente di tutto, anche libri altrove vietati come Il Principe di Machiavelli o i Trattati di Alchimia. Le signore svenivano spesso o si sforzavano di farlo perché era di moda. In quel caso accorreva il medico e faceva inalare i sali acquistati in una delle tante farmacie cittadine. In casa non mancavano i divertimenti, si suonava e si cantava anche in famiglia. E poi si giocava a carte. Molti nobili persero i loro patrimoni giocando d'azzardo. Ma Venezia era soprattutto una città gaudente e straripante di cose curiose ed esotiche. Erano però le gondole a stupire di più i viaggiatori e i turisti che già allora arrivavano numerosi a Venezia. Le gondole scivolano ancora oggi sul Canal Grande di Venezia. Immagini come queste sembrano riemergere dal passato. Un traghetto in gondola che porta i veneziani al mercato, usato ancora oggi per fare la spesa. Le gondole, del resto, continuano ad essere costruite e, sorprendentemente, costano moltissimo, come un'auto di lusso. La loro lavorazione, infatti, è ancora tutta fatta a mano e richiede tecniche speciali. Ogni anno Venezia si riempie di maschere e di costumi. È il carnevale. Un carnevale che non appartiene più ai veneziani, ma a decine di migliaia di persone che vengono qui come su un palcoscenico per una recita.
Il travestimento consente di realizzare un desiderio segreto, quello di cambiare identità, di travestirsi in qualcun altro. Nascondere il proprio volto dietro una maschera, diventare principi, nobildonne, ambasciatori, cortigiani, è un gioco, a volte banale, a volte invece raffinato. C'è gente che spende una fortuna per costruirsi un abito e un personaggio. Magari un personaggio inesistente, uscito solo dalla fantasia, ritagliato dentro un costume felliniano. La recita è muta e questi volti, senza espressione e senza tempo, creano un'atmosfera irreale. A volte sembrano fantasmi usciti dalle pietre, destinati a svanire all'alba con la fine del carnevale. Siamo giunti alla fine di questo nostro lungo viaggio dentro Venezia e la sua storia. Di questa città si possono raccontare molte cose, si possono raccontare le pietre, i palazzi, i canali, ma non le emozioni. Si possono raccontare le storie dei dogi, delle galee, ma non quelle sensazioni uniche che questa città trasmette a chiunque cammini per i suoi vicoli, per le sue calli. Soprattutto adesso, quando la notte restituisce alla città la magia del silenzio. Ed è quindi in punta di piedi che vi lasciamo. Grazie per averci seguito. Buonasera.